La mostra allestita nell'oratorio della scuola Le Stimate sulla figura della carmelitana Suor Teresa Benedetta della Croce al secolo Edith Stein, intitolata Una vita per la verità, mentre si inserisce nelle manifestazioni del giorno della memoria, vuole ricordare la figura di questa filosofa martire della follia nazista. Il percorso espositivo, curato dall'Associazione Rivela e dall'Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Verona, presenta le tappe più significative di Edith Stein, dalla sua formazione giovanile alla conversione al cattolicesimo, dalla persecuzione anti-ebraica alla morte nel campo di Auschwitz, con particolare attenzione al suo impegno ai temi di attualità come quello femminile, da lei affrontato alla luce della filosofia cristiana. Nata nel 1891 a Breslavia da una famiglia ebraica, la Stein, poco più che ventenne, era già nota negli ambienti culturali tedeschi, tanto che diventa assistente del filosofo Eusler, fondatore della fenomenologia, cioè la descrizione di un complesso di fenomeni così come essi si manifestano all'esperienza filosofica. Determinata nell'approfondire l'humus della filosofia cristiana, studia San Tommaso, preparando un ripensamento delle correnti filosofiche dei primi anni del Novecento, entrando in contatto con il cattolicesimo. Contemporaneamente si dedica all'insegnamento. Si converte al cattolicesimo dopo aver letto l'autobiografia di Santa Teresa d'Avila. Nel 1933, a causa delle leggi antisemite del nazismo, è costretta ad abbandonare la scuola. In questo Edith riconosce il segno di una scelta definitiva ed entra nel Carmelo con il nome di Suor Benedetta della Croce. Nel 1942, arrestata con la sorella perché di origine ebraica, finirà i suoi giorni ad Auschwitz.